Radio Notte Stereo. Sì, un saluto agli ascoltatori di Radio Notte Stereo e a tutta la campagna. Dunque, vuoi raccontarci un poco? Sì, allora, io sono circa 12 anni che faccio questo lavoro, sono un DJ produttore e ho praticamente questa passione mi è nata circa quando io avevo all'età di 14 anni, poi col tempo piano piano si è sviluppata in modo molto più professionale, come si può dire, e ad oggi praticamente man mano col tempo ho messo in cantiere le varie produzioni con volti noti del mondo della notte, come adesso sto facendo l'ultima collaborazione insieme a Luca Zeta e insieme ai Brothers, che è un gruppo, sì, è molto interessante. Adesso l'8 tra l'altro li avrò ospiti perché a Magenta, in provincia di Milano, praticamente ho organizzato, insieme al mio staff, abbiamo organizzato un festival di 2 giorni e ci saranno ospiti di eccezione Luca Zeta e i Brothers. E praticamente adesso come adesso invece sto lavorando anche tramite la mia agenzia che mi sta seguendo la mia carriera artistica, ecco. Giuseppe, tu hai parlato di Caso. Sì. È stata una console che ti hanno regalato all'età di 12 esatto, anni. Esatto. Sì, all'età di 16 anni mi hanno regalato una console che si chiamava Hercules DJ, sì, che è un controller per PC, ok? E da lì è nato, diciamo, il tutto, perché mi appassionava molto già da piccolo, mi appassionava la musica, ecco, sempre vissuto nell'ambito della musica. Ho studiato anche presso la Miro Music School di Siriano, sempre in provincia di Milano, prendendo i vari titoli come DJ Performer, DJ Remixer, DJ Producer. Ecco, questi sono i titoli. Ecco. Tu sei giovane, Giuseppe. 29 anni, sì. Dai, ecco, sì, sono... Ma il tuo rapporto con il vinile? Allora, il rapporto col vinile principalmente adesso come adesso non lo sto usando perché per questione che ad oggi sappiamo tutti che in digitale, cioè ad oggi con le CDJ, i controller per PC, il vinile non è una, è un lusso se si no, può io dire. Intendevo, ti affascina, sì, molto, ti cattura molto, comunque. Molto. Certo, il vinile. Certo. Il vinile sì, molto, molto. Sono legato molto alla storia del vinile di Massimino Lippoli, che è DJ prodotto anche lui, Tommy Vida, il grande fratello, non so se lo ricordiamo, che è un grandissimo produttore, anche sì, lui col vinile. Il mitico Giorgio Prezioso, che ha fatto anche campionati mondiali e nazionali in Italia, il nostro portabandiera del vinile, dello scratch. Peccato che siamo in diretta telefonica e non sei nei nostri studi, perché qui abbiamo 8500 dischi in vinile. Mamma mia. E vanno esatto, dagli anni 60 fino ai nostri giorni. Quindi io ne ho parecchi anch'io a casa. No, ne ho parecchi di vinili, da cui si può dire come posso dire anche sulla Bobby Solo, Elvis Presley, i Genesis, insomma musica a me piace a 360 gradi, perciò amo tutto il genere della musica che riguarda il campo della musica. Ho letto su un articolo su di te, vedere la gente in pista
che salta, che si diverte, mi dà gioia. Sì, sì, è vero, perché penso che per un DJ, che sia produttore o che lo fa solo come DJ, suonare basta, ecco, vedere la gente che si diverte e soprattutto per un DJ normale, vedere la gente che si diverte e che sì, balla. Questo qui è normale. C'è stato mai nella carriera di Giuseppe un momento in cui non ha creduto in se stesso, una serata che è andata male? Per certo mi è successo a 18 anni alla discoteca che prima era aperta, alla discoteca Mirage a Berluno, sempre in provincia di Milano, che mi aveva messo a fare un'apertura a Cristian Marchi. Sì. Comunque io sono molto legato a lui perché parte una porta d'amicizia e tutto, che è molto noto anche in campagna, che è conosciutissimo in tutta Italia, anche all'estero. Certo, sì, sì. Diciamo che c'è stato un momento che pensavo di non farcela, ma adesso Cristian mi ha detto: no, io adesso non suono, adesso prendi le cuffie e suona e vai te. Io ho detto: ma come è possibile questa cosa qua? E no, devi andare a farmi l'apertura, io non metto mani. Poi avevo 1500 persone davanti e ho detto: vado. Cioè, non c'è, è andata benissimo. È andata benissimo perché a 18 anni avevo iniziato a produrre e vedevo che la gente, quello che facevo, lo conosceva, il prodotto, conosceva il mio prodotto. E per me, a parte vedere la gente, ma vedere la gente che canta il tuo pezzo, vedere la gente che balla e non fa il tuo pezzo è la cosa più bella. È una cosa bellissima. Sì. Senti Giuseppe, quando incontri un ragazzo, un sedicenne, un diciottenne, sì, vedi l'entusiasmo, la sua voglia di arrivare, cosa senti dentro di te? Tu che già sei arrivato, insomma, ad un certo livello. Ma anche la musica non c'è mai arrivati a un certo livello, questo è quello che penso, perché in ogni mondo, perché comunque non è un passatempo ma è un lavoro che principalmente ha bisogno di costanza e impegno, come tutti i lavori di questo mondo, ma bisogna sempre aggiornarsi. Bisogna trovare sempre cose nuove, andare avanti sempre, non farsi superare. È la cosa che ragazzo, è il tuo sogno è far questo, credi, perché i sogni non sono impossibili. Se lo vuoi, se li vuoi avere il sogno che hai dentro di te, puoi farcela. Questo è quello che posso trasmettere. Ovvio, è successo alcune volte che mi dice che cos'è, a che cosa serve, a fargli capire che cosa serve, cioè ci dobbiamo voler bene l'uno con l'altro, perché in questo mondo lo sapete meglio di me, anche gli ascoltatori, che se non si va d'accordo l'uno con l'altro non si arriva mai a un compromesso. Certo, tu poi lavori nel milanese, quindi... Sì, però quest'anno in un ambiente dove è difficile comunque sia affermarsi, sì, sia continuare, sì, esatto, quella, esatto, a mantenere quel livello, quella affermazione. Esatto, sì, diciamo che io adesso quest'estate ho diverse tappe in giro per l'Italia, sì, e sarò... Suppongo che dovrei essere anche in Campania. Ah, anche in Campania, dove? Benevento, non si sa se Benevento o Napoli città. Napoli è la città che tutti conosciamo, anche Benevento, sì, comunque è una, sì, bella cittadina e sì, esatto, organizza cose sempre interessanti, soprattutto per i giovani. Andiamo a questo punto al tuo disco The Light, sì, ci vuoi parlare un poco del tuo disco? Sì, The Light è nato circa 4 anni fa, sì, è nato in provincia di Milano, a Pregnana, sì, Milanese, presso lo studio di un noto DJ
che si chiama Astrid Kurtheim, insieme alla sua fidanzata, che anche lei è una DJ, sì. Si chiama Kami Axel. Sì. È nato principalmente da sonorità progressive house, se sì. Si può dire la vecchia old school, la vecchia progressive, rimodernizzata sì. a 360 gradi, con delle molto più spinta, che andava su questo cantato melodico inglese, sì. e che praticamente è nato tutto da lì. È uscita come l'etichetta del grandissimo collega che saluto, che è Luke DB, che lui è, tra l'altro è lui di Benevento, con la sua etichetta discografica che è Cluster Record, e uscì, ha fatto il suo percorso d'attenzione musicale, e appunto da lì sono venute delle belle soddisfazioni. Tu sei un DJ alternativo, giusto? Sì, 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 si può dire così, sì. Esatto. Dimmi una cosa, Giuseppe, il tuo cognome Lentini sì. è un cognome milanese? Lentini è un cognome calabrese, calabrese ecco, siciliano. Ecco, appunto. Quindi io la tua famiglia origine... veniva da giù? Sì. Sì, noi abitiamo a Magenta in provincia di Milano, però la mia mamma è di Rende, provincia di Cosenza, sì. e mio papà è di San Sostene, in provincia di Catanzaro, vicinissimo a Soverato. Ho capito. Quindi vieni anche al sud spesso? Sì, 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 vengo anche al sud. Ci sono i parenti, vieni... che cosa ti piace del sud? E che cos'è che allora, non ti piace del sud? Se tu potessi, quando vieni al sud, eliminare qualcosa allora, e migliorare qualche altra cosa, come quale cosa allora, miglioreresti e quale elimineresti? Allora, che cosa mi piace del sud? Sì. È la cucina. Che cosa non mi piace? Allora, partiamo da quello che non mi piace è la sanità. La sanità non mi piace. La sanità non mi piace. Non è organizzata bene, secondo te? Esatto, esatto. È una cosa da rivedere molto spesso. Un'altra cosa che amo del sud è la gente che ti accoglie. L'accoglienza delle persone. L'accoglienza, esatto. E che cosa migliorerei un po' praticamente l'aggiornamento rispetto al nord con le persone del sud, infatti non è per eliminare diciamo del tutto, però un attimino secondo me bisognerebbe aggiornarsi anche sulla tipologia del lavoro, perché tante cose secondo me andranno riviste un attimino. Quindi il sud sotto certi aspetti è poco professionale secondo te? No, non è che è poco professionale, è professionale, ma fammi però capire, ci sono delle pecche, ad esempio magari quello che si faceva 5 anni fa su corsi di aggiornamenti, su qualsiasi tipo di lavoro, è meno organizzato rispetto al nord, ecco, questo volevo dire. Ah, ecco. Allora, raccontaci un poco qualche serata particolare che hai vissuto in discoteca, che tu ricordi di più, magari con un personaggio che ti affascinava, e poi il tuo DJ, ti sei ispirato a qualche DJ? E se ti sei ispirato, sì. Chi era? Allora, la serata più bella che ho passato in tutta la mia vita era praticamente al Celebrità a Tecate, sì. In provincia di Novara, e c'era in console Tommy V, era la serata di Halloween, sì. È stata una serata indimenticabile, perché comunque io sono affascinato e cioè io sono cresciuto con la musica di Tommy V. Però sì. Che la mia musica deve ispirare diciamo quello che è il personaggio
produttore Giuseppe Lentini. Io sulle sonorità invece mi piacciono molto e mi piacciono molto le produzioni di Cristian Machi. Ho capito. Quindi il tuo DJ preferito è lui. Esatto. C'è un DJ del passato? No, per me. Che tipo Cecchetto, un poco degli anni 60, 70. C'è qualche DJ che ti ha impressionato di più? Allora, da cui hai preso qualcosa? Dagli anni 80 al 90, sì. Robert Miles. Sì. Tornando indietro, Claudio Cecchetto. Claudio Cecchetto, ricordi sì. Giovanotti come DJ, Lorenzo? Sì, sì, per lo sai tempo, che era un sì. DJ? Certo che lo sapevo. Sì. Io, l'ho seguito, l'ho visto molte volte al Lanternone sì. a Palinuro. Bravissimo. In provincia sì, di Salerno. Perché era là che lui passava, insomma, le sue estati e da lì ha spiccato il volo. Ma sì, esatto. Comunque attraverso persone come Cecchetto. Claudio Cecchetto ancora oggi è una presenza molto importante nel vostro mondo. Certo, è il maestro. È il maestro dei DJ in Italia. Quindi ognuno di voi guarda Cecchetto come il maestro. Lo posso confermare, è vero. Una vera e propria icona. Sì. È proprio così, anche perché comunque Cecchetto, noi sappiamo quello che ha fatto il famoso pezzo Gioca Giue. Sì. E da lì è nato tutto. È nato veramente tutto. Tra un DJ, quando dici DJ, produttore, che vanno alla storia... Un DJ fa soprattutto vita notturna. Esatto. Giuseppe Lentini, dopo la discoteca. Sì. Quali sono i suoi locali preferiti? Il suo svago preferito dopo la discoteca, cioè dopo il tuo lavoro? Tornare a casa. Quando ti togli i panni di DJ, cosa fai? Quando finisco la serata in discoteca a suonare, torno a casa e sto con la mia ragazza, anche perché a breve, a settembre, ci sposiamo, perciò passo il tempo con lei, visto che ne ho poco. Ho capito, quindi non è che dopo la serata si va in un locale, si va a bere, no? No. Quindi la tua fidanzata? Sì. È un rapporto sì. che dura da anni, scusa la mia indiscrezione. No, non c'è. Insomma, amore vero. Sì, esatto, quattro anni. Da quattro anni, è importante per un DJ una presenza così vicina. Sì, sì, sicuramente sì, anche c'è perché... C'è il calore, lei... l'affetto dell'amore vero e proprio, insomma. Sì, sicuramente sì, anche perché, ripeto, io dal momento che finisco le serate e che finisco la mia performance in discoteca, che sia in radio o che cosa, però la prima cosa che mi viene in mente è tornare alla mia ragazza, ovvio. L'hai conosciuta che era una tua ammiratrice? O l'hai conosciuta così per caso? No, l'ho conosciuta che era una ammiratrice. Quindi veniva a ballare. Esatto. E adesso, oggi, viene ancora a ballare le tue serate? Sì, prese impegno quando è libera, sì, perché adesso, ci dobbiamo sposare, è presa con le carte... con i documenti, tutto sì, però quando è libera sì, anche perché col suo lavoro che fa non le permette sempre di essere al 100% alle mie serate, perché comunque lei lavora come infermiera e è difficile magari che combaciare i turni con i riposi, ecco. Ti capita mai di ascoltare musica italiana? Sì. Sì. Ti piace? Da morire. Quindi ti piace anche la musica italiana? Sì. Di solito ci sono alcuni DJ che sono molto drastici sulla musica italiana e
insomma. No, la musica italiana io sono legato tantissimo a Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti. E Neck. Sono i due cantanti due di riferimento. Sì. Sì, sì. Bene, Giuseppe, io siamo arrivati quasi alla fine di questa nostra intervista. E io volevo farti un ringraziamento particolare. Anche la tua testimonianza ai nostri microfoni è stata importante, come quelle, insomma, che sono venuti fino ad oggi. Purtroppo solo per telefono, e magari chi lo sa, un giorno sarai qui nei nostri studi di Radio Notte Stereo. Magari fosse così. Magari sì, appunto. Io adesso volevo ringraziare voi, sì. Voi sinceramente, e poi volevo ringraziare anche la mia agenzia che mi ha permesso di arrivare a seguire, cioè di avere, che mi segue in tutto. Sì. E niente, ecco, volevo appunto ringraziare la mia agenzia che è Piero Melissano della PM Management Group Production. Va bene, va benissimo. Un saluto anche a loro da parte nostra. E davvero grazie, Giuseppe. Ci mancherebbe. Sei un ragazzo brillante. E chi lo sa, magari un giorno può darsi che capitiamo lì noi dalle parti due e ti veniamo a salutare. Quando sono in zona, c'è una performance in zona, non ci sarà modo di chiamarvi. Tanto da noi a Benevento è 20 minuti di macchina, non è un problema. Avellino, questa è Avellino, sì, Avellino e Benevento sono molto vicine. Esatto. Quindi, io ti ringrazio ancora. Buonasera, Giuseppe. Vuoi fare un saluto anche ai nostri radioascoltatori? Sì. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Notte Stereo. Una buona serata da Giuseppe Lentini. Grazie, Giuseppe. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Se batte, se piglia.